Ben ritrovati a Forum Pa2020, vi presento il seminario sulla gestione documentale, il riuso come strumento abilitante alla digitalizzazione a norma, realizzato in collaborazione con The Group. Passo ora la parola ad Andrea Piccoli, Advisory Chief Digital Officer di Group. Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto a questo intervento che vede la partecipazione mia e di alcuni interlocutori di aziende che riusano la soluzione DocSuite PA, che è la soluzione che noi portiamo, diciamo, sul mercato della pubblica amministrazione e per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e delle attività dei diversi enti. The Groove è un progetto che si pone l'obiettivo di trovare una giusta armonia tra le persone e la nostra offerta tecnologica, con l'ambizione di evolvere l'organizzazione da un approccio che non sia basato solo sulla tecnologia, ma nel rapporto con le persone. Oggi parliamo della DocSuite PA. La DocSuite PA è una soluzione in riuso, portata in riuso dall'ASL di Reggio Emilia, è presente nel catalogo di Developers Italia e diciamo, il nostro ruolo in questo tema del riuso delle soluzioni è quello di essere sostanzialmente il maintainer della soluzione e quindi di accompagnare le aziende nei servizi di assistenza, manutenzione applicativa, diciamo, conseguenti all'adozione della soluzione. Abbiamo qui insieme diversi interlocutori che ci aiutano in questa esperienza di accompagnamento della DocSuite PA sul mercato della pubblica amministrazione. In particolare è presente Roberto Ligabue, che è il referente dell'ASL di Reggio Emilia. Avremo poi l'avvocato Lisi, che porterà, diciamo, un focus sui temi di gestione della compliance e dei procedimenti amministrativi all'interno della soluzione. Abbiamo poi l'avvocato Fiducia, che è il DPO di Enea, e poi abbiamo il dottor Franchi, che è il corporate manager del gruppo CAP-CTT Toscano, si occupano di trasporto pubblico. Cederei quindi la parola a Roberto Ligabue, magari facendogli un paio di domande. La prima è un po' qual è la loro esperienza nella pubblicazione della soluzione DocSuite PA in riuso. Io colgo la domanda che mi ha fatto il dottor Piccoli per partire da un ragionamento semplice. Noi siamo arrivati a pubblicare la DocSuite sulla piattaforma del riuso dopo aver di fatto compiuto un certo percorso. Ci siamo posti in qualche modo come apripista perché abbiamo avuto l'opportunità di calcolare in qualche modo il valore del riuso. Il corso dell'azienda sanitaria di Reggio Emilia è iniziato lavorando anche con altri partner, prima ancora che ci fosse il riuso. Quindi in qualche modo il riuso è stato una sorta di quasi conseguenza naturale e permettetemi anche magari di sottolineare il fatto che il riuso oggi, molto più maturo che qualche anno fa, permette anche di far emergere quali sono le soluzioni che hanno una certa efficacia, effettivamente. Direi che il riuso che prima era percepito un po' fra le pubbliche amministrazioni, quasi adesso voglio usare un'espressione un po' gergale, un po' sciocca, insomma, quasi come una scocciatura, oggi credo faccia parte un pochino del DNA della pubblica amministrazione, quando la pubblica amministrazione effettivamente ha la capacità di far emergere delle soluzioni con una certa efficienza. Roberto, come la DocSuite si è, diciamo, integrata con gli altri gestionali presenti all'interno dell'ASL di Reggio Emilia nei temi di digitalizzazione dei procedimenti? Quando agli inizi la soluzione era percepita in qualche modo come il sistema che faceva gestione documentale, protocollo e gestione atti all'interno della pubblica amministrazione, in qualche modo non era ancora percepita come il sistema gi di gestione documentale a 360 gradi d'azienda. Quando
per spiegare quello che in qualche modo voglio raccontarvi, quando poi altri sistemi ed altri servizi che sono inseriti nell'organizzazione aziendale hanno dovuto gestire documenti, non abbiamo fatto con la vecchia logica del passato che ognuno si faceva in qualche modo il proprio piccolo dipartimentale per gestire i documenti che quel sistema avrebbe dovuto archiviare, ma i sistemi che sono ai confini della DocSuite si integrano. Prima citavi di fatto un pezzo della tecnologia che normalmente mettiamo in campo con questa architettura di sistemi integrati, quindi la DocSuite, il sistema di gestione documentale, mette a disposizione dei servizi con i quali si integrano altri sistemi. Adesso faccio riferimento per esempio a sistemi del Dipartimento di Sanità Pubblica, piuttosto che a sistemi della veterinaria, piuttosto ancora che a sistemi che hanno bisogno di cooperare con la DocSuite, magari per fare delle protocollazioni automatiche in delle comunicazioni ai cittadini. Quindi sostanzialmente la DocSuite ha svolto un ruolo, come dicevo in premessa, centrale rispetto a tutto quel mondo di integrazioni applicative dove esisteva appunto l'esigenza di archiviare documenti. E non ultima, anzi importante, importantissima nel mondo delle integrazioni ai confini del sistema di gestione documentale, l'integrazione anche con sistemi che hanno bisogno di mandare in conservazione i documenti, perché la DocSuite in qualche modo nelle sue componenti coopera anche con i sistemi che fanno da conservatore per l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia. Roberto, ti ringrazio della tua testimonianza e passerei un attimo la parola all'avvocato Stefania Fiduccia, che appunto è DPO di Enea. La prima cosa è se vuole fare un breve cenno, diciamo, di chi è Enea e del suo ruolo all'interno di Enea, e poi qual è stata la vostra esperienza sia nell'adozione della DocSuite PA sia in quello che appunto io prima chiamavo accompagnamento, cioè quel servizio, diciamo, di consulenza che vi ha permesso, per esempio, di affrontare attraverso l'uso della DocSuite PA il tema della compliance nella protezione dei dati personali. Ciao Andrea, grazie per l'invito e grazie anche a Forum PA. Dunque, l'Enea è, in modo molto semplice e sintetico, un ente di ricerca, un ente pubblico di ricerca, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Quando ci siamo trovati nel 2018 ad affrontare l'impatto del GDPR nella nostra organizzazione, i colleghi informatici, ai quali, insomma, dei quali io qui in qualche modo sono indegna portavoce, hanno trovato la soluzione nel rivolgersi alla D-Group, con il quale si è avviata una collaborazione, devo dire, stretta e di grande aiuto. Il mio ruolo è stato inizialmente quello di coordinare un gruppo di lavoro privacy che doveva appunto accompagnare l'agenzia in tutti gli adempimenti che il GDPR richiedeva e che poi si è sviluppato, ecco, nell'essere stata anche nominata come responsabile del servizio DPO dall'aprile scorso. La collaborazione con D-Group ha trovato in Andrea, appunto, nel nostro ospite, un punto di riferimento, perché al di là della soluzione tecnologica che è di grandissimo valore e che ci ha aiutato soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del registro dei trattamenti, quel lato umano che Andrea evidenziava proprio nella sua presentazione, cioè di avere comunque un consulente che aiuti l'organizzazione passo passo, soprattutto per sviluppare le soluzioni che sono più adatte, con un apporto che è stato
stato decisivo per dare un taglio adeguato a quella che è la realtà dell'Enea, che essendo un ente di ricerca abbastanza complesso, come peraltro Andrea ha potuto apprezzare in occasione delle riunioni che ci sono state, alle quali ha partecipato, era indispensabile, come dire, una collaborazione che fosse poi focalizzata sull'ente, perché abbiamo tante sedi, delle realtà anche lavorative estremamente diversificate, con attività di ricerca che spaziano molto. E quindi non era semplicissimo da gestire, e una piattaforma di gestione documentale come la DocSuite, accompagnata appunto poi da una consulenza specialistica di grande collaborazione, la possibilità anche di interfacciarsi sulle problematiche che via via emergevano, secondo me ha dato la resa migliore, o comunque per quanto riguarda l'esperienza del gruppo di lavoro privacy sicuramente c'è stato un ottimo risultato. Io ti ringrazio tantissimo delle belle parole che hai usato e della vostra testimonianza. Io passerei un attimo la parola al dottor Franchi, che è il corporate manager di CTT e CAP. Come dicevo prima, sono le aziende di trasporto pubblico locale della Toscana, quindi praticamente tutti i pullman che girano per la Toscana sono gestiti dalle loro società. E gli chiederei intanto che cosa ha voluto dire gestire la gestione documentale e i procedimenti amministrativi in maniera digitale in un momento di emergenza, Covid, in cui le persone erano a casa, non erano in ufficio e comunque l'azienda doveva continuare a essere operativa. Sì, buongiorno, grazie Andrea. Mi prendo i primi 5 secondi proprio per confermare quanto detto dagli interventi precedenti. Mi ritrovo pienamente, ovviamente calato sulla mia realtà, sulla nostra realtà, però devo dire che mi ritrovo pienamente in quello che hanno detto i relatori precedenti. Veramente, anche noi veniamo da un processo di aggregazione, quindi di necessità di condivisione dei documenti, di digitalizzazione, e quindi in un certo senso siamo stati spinti dalla nostra natura a trovare una soluzione e lo abbiamo trovato con il prodotto. DocSuite. Devo dire che veramente lo utilizziamo da più di 13 anni ormai, e riprendendo proprio il tema della tua domanda, che in un certo senso ci ha salvato da un certo punto di vista, perché ormai è noto, no, che i primi giorni di marzo la questione del lockdown ha sconvolto le vite sia personali che lavorative di tantissime persone, e per quanto riguarda il nostro settore non era molto sponsorizzato, perché giustamente veniva dato spazio agli operatori sanitari e alle attività di primissima necessità, ma ricordo che noi come settore di trasporto pubblico, essendo un servizio pubblico essenziale, eravamo comunque tenuti continuare a svolgere un servizio essenziale per i cittadini in delle condizioni veramente, veramente complicate. Ci siamo trovati nel giro di 24-36 ore a dover organizzare una struttura amministrativa già decentrata per la natura della nostra azienda, delle nostre aziende, che operano appunto su un territorio che va dalla Garfagnana fino all'Elba, veramente a dover essere operativi, e operativi bene, nel senso non un'operatività di forma, ma proprio necessaria per garantire il servizio dalle abitazioni sostanzialmente dei colleghi, e devo dire che senza una consolidata esperienza con il prodotto DocSuite probabilmente non ce l'avremmo fatta a reggere il colpo, perché in questi 13 anni appunto di utilizzo eravamo partiti con
un concetto proprio basilare, no, di protocollo e gestione dell'archivio dei documenti, e siamo arrivati con i vari sviluppi e l'assistenza che ci ha dato di Groove a utilizzare diversi moduli aggiuntivi e quindi a poter tranquillamente firmare da remoto documenti fondamentali da parte dei titolari di firma delle nostre aziende, a gestire PEC e quindi la corrispondenza intensa con la pubblica amministrazione relativa al servizio. Quindi credo che questo sia proprio la risposta che potevi cercare, no, dalla tua domanda. È stato un servizio basilare per poter essere operativi anche da smart working. Grazie Riccardo, tu sei anche il responsabile della conservazione, io faccio il tuo delegato, diciamo, e prendo alcune di queste funzioni di conservazione dei documenti del gruppo CTT e CAP. Volevo chiederti due parole sull'importanza della gestione e della corretta conduzione di un archivio digitale in una realtà appunto distribuita nel territorio e diciamo come la vostra, e quindi con l'importanza che la gestione documentale sia anche raccoglitore, diciamo, di tracciare i procedimenti nei fascicoli, di avere il repertorio di tutti i contratti e quindi tutti questi esempi che vi permettono di costruire e di mantenere, perché poi anche voi avete un uso molto lungo della soluzione, diciamo, quello che viene chiamato l'archivio digitale dell'azienda. Ma guarda, veramente questa è una domanda quasi da risposta diretta. Devo dire che con le soluzioni che abbiamo recentemente trovato proprio di conservazione digitale abbiamo potuto fare materialmente la disdetta a dei contratti di locazione di magazzini dove c'erano documenti cartacei, cioè si comincia a vedere dopo un certo numero di anni di un processo così spinto di digitalizzazione, oltre ovviamente ai vantaggi che sono stati ricordati prima anche da chi mi ha preceduto nella relazione, di condivisione, di immediata fruibilità dei documenti, ma proprio c'è anche una questione che si sente dire, ma insomma, appunto di salvaguardia proprio anche degli spazi. Ecco, questa qui è forse una cosa che posso testimoniare che diventa concreta dopo un certo numero di anni. Ok, ti ringrazio anche di questo passaggio, perché sempre di più bisogna prestare attenzione al fatto di raccogliere e gestire l'archivio, perché le informazioni sono tante, si gestiscono magari in maniera fluida, dinamica, remota, però l'archivio aziendale ha un forte valore di memoria storica, di traccia dei procedimenti, della loro lecità, della trasparenza amministrativa che poi le varie aziende sono chiamate a rispondere nelle varie sedi, e voi avete rapporti con la regione e diciamo, sappiamo quello che sta succedendo nel PPL in Toscana. Io passerei adesso la parola all'avvocato Lisi, che se mi confermate dovrebbe essere presente. E l'avvocato Lisi di ANORC, l'avevo un po' introdotto prima, ANORC è l'Associazione Nazionale dei Responsabili della Conservazione, ma degli operatori della digitalizzazione in generale, e soprattutto è presidente di ANORC Professioni, che è diciamo il gruppo, l'associazione che raccoglie i professionisti che si occupano di privacy e di digitalizzazione. Noi con Di Groove abbiamo un rapporto stretto con ANORC, io sono anche delegato territoriale, diciamo, sia di ANORC che di ANORC Professioni per il Triveneto, soprattutto sia con il DL Network, da cui attingere, diciamo, figure per una governance multidisciplinare, di cui adesso Andrea sicuramente ci parlerà, e soprattutto per questo servizio di Quality Tag, che ci aiuta a verificare la compliance normativa, diciamo, e la qualità della nostra soluzione. Quindi noi ovviamente usiamo gli esperti di ANORC che via via incontriamo per, diciamo, controllare che quello che stiamo facendo, insomma, con i clienti e nella soluzione
sia poi corrispondente alla normativa, la quale evolve, diciamo, in questa pioggia di linee guida emanate da Agid, bisogna anche seguire, diciamo, le novità, capire che cosa è ufficiale la formazione, insomma, un ambito normativo che è, diciamo, distante dall'essere semplice e immediato nella sua gestione. Quindi, Andrea, ti chiederei intanto un breve cenno sul riuso. Abbiamo parlato prima con Roberto Ligabue dell'ASL di Reggio Emilia, che è l'azienda pubblica che ha portato in riuso la soluzione. Quali, secondo te, sono i vantaggi di una gestione documentale in riuso e soprattutto a norma? Sì, allora, io ho ascoltato chi mi ha preceduto e devo dire che l'approccio che seguiamo come ANORC, anche insieme proprio a D-Groove, non è un approccio strettamente tecnologico, ma è un approccio correttamente organizzativo. Quindi quello che cerchiamo di fare anche attraverso i quality tag è proprio quello di garantire a chi utilizza le tecnologie di organizzarsi in maniera corretta, perché quel sistema di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici sia integro, di qualità, esatto, autentico, quindi in modo che quel patrimonio documentale o comunque di dati possa garantire quello che gli archivi cartacei hanno sempre garantito nel tempo e magari anche di più, proprio appunto nella interrelazione tra sistemi documentali, in quelle caratteristiche di interoperabilità di cui si è parlato. È chiaro che l'approccio di ANORC e ANORC Professioni è quello di guidare un'impresa o una pubblica amministrazione a guardare anche le best practice e quindi a replicarle. A nostro avviso, ad avviso anche penso di D-Groove, perché lavoriamo da tanto insieme, applichiamo anche questa metodologia all'interno di altri contesti aziendali o amministrativi, non bisogna semplicemente applicare un software o applicare una soluzione, bisogna invece applicare una buona pratica. Quindi best practice, a nostro avviso, non è soltanto adeguare il riuso di un software all'interno di un'altra organizzazione, fare quasi un copia e incolla di quello che è stato fatto con un software all'interno di un'organizzazione e replicarlo in un'organizzazione completamente diversa. Invece, oltre a permettere quello che comunque la normativa del codice dell'amministrazione prevede, cioè riusare il software, studiarne i codici sorgenti e replicarlo, significa invece studiare quel contesto, applicare un metodo e cercare di adattare quella soluzione all'interno di un'organizzazione completamente diversa, acquisendo quelle best practice che ne hanno caratterizzato in qualche modo il buon esito. E tutto questo naturalmente lo si può fare perché ci sono un patrimonio di conoscenze appunto multidisciplinari, di cui prima dicevi, Andrea, e soltanto attraverso una corretta formazione, una costruzione di competenze di questo network, allora possiamo naturalmente trainare, no? Garantire quel cambiamento necessario, che è condizione indispensabile perché una tecnologia migliori e non appesantisca, cioè non diventi addirittura più burocratica del mondo cartaceo. Allora, tutto questo percorso, con un metodo che stiamo studiando da tanto tempo, da anni, ANORC è presente dal 2007 come ANORC Mercato, ANORC Professioni è presente dal 2013, insomma, sul mercato nazionale, queste associazioni servono appunto a costruire competenze e metodologie e quindi permettere di comprendere, quindi di interpretare il riuso in maniera più corretta e coerente anche con il codice dell'amministrazione digitale, che non è un riuso della tecnologia, ma è un riuso di buoni metodi, di metodi interpretativi, un riuso di organizzazioni coerenti che vanno riadattate secondo naturalmente uno sguardo a quello che il digitale è, che non è una semplice replica dei metodi cartacei o della burocrazia cartacea. Grazie. E volevo con te due minuti in chiusura di questo intervento fare un passaggio sulla governance digitale, su quel tema che noi, diciamo, usiamo spesso della compliant, e quindi, diciamo, un focus su una tua lettura breve, ti diamo 3 minuti
sullo stato dell'arte della normativa della digitalizzazione, di queste linee guida che escono, di come sta andando, secondo te, l'evoluzione, diciamo, del caro buon vecchio CAD, che adesso appunto si muta e si trasforma in linee guida non sempre chiare e non sempre, diciamo, facili da interpretare e soprattutto non chiare dal punto di vista del loro percorso di adozione. Allora, stante il fatto che stiamo parlando di qualcosa di molto complesso, Andrea, come sappiamo bene, stiamo parlando, ripeto, di tecnologia, anzi, tecnologia forse è l'ultima cosa, stiamo parlando di sistemi che vanno costruiti, sistemi di formazione, gestione e conservazione, e in verità all'interno di questo sistema ci sarebbero anche le firme poi da adattare all'interno di questo sistema, le corrette firme elettroniche da inserire nel sistema archivistico di un ente, pubblico o privato che sia. E quindi è chiaro che lo sforzo titanico, no, di accorpamento di vari DPCM che si sono sedimentati nel tempo e che comunque avevano una loro ragione di esistere, attraverso un unico, magari, guida, un'unica linea guida, si è reso necessario perché è arrivato il regolamento europeo. Il regolamento EIDAS in qualche modo ha limitato quella capacità di azione normativa del nostro sistema paese. Quindi oggi effettivamente il codice dell'amministrazione digitale non è più la normativa primaria. La normativa primaria è quella europea, è il regolamento EIDAS. E quindi si è ridimensionata la portata del codice dell'amministrazione digitale. Questo ha portato, per una serie di ragioni, alcune pratiche, per fare più in fretta le norme tecniche, altre, proprio perché le norme tecniche avrebbero il loro alveo naturale nel regolamento EIDAS, a pensare di costruire una nuova fonte normativa, chiamiamola questa linea guida, che dovrebbe addirittura essere in grado di abrogare i vecchi DPCM, quindi effettivamente a livello strettamente giuridico è un po' complesso fare questo saltino, anche per noi avvocati, però si sta provando questa strada. Le linee guida le abbiamo viste, abbiamo partecipato anche come associazione ANORC alla loro formazione, adesso c'è un dialogo con le commissioni competenti a livello europeo, perché siano sviluppate in maniera coerente con il quadro sia nazionale ma soprattutto quello europeo, e devo dire che probabilmente la difficoltà più grossa di queste benedette linee guida è che questo accorpamento è stato a metà normativo e metà una sorta di riedizione di un manuale. Ecco, forse probabilmente prendendo alla lettera il testo, no, il termine linee guida, il legislatore tecnico di AGID, invece di costruire comunque un apparato normativo fatto di articoli, paragrafi, quindi in modo che sia anche utilizzabile dai giuristi ma anche dai tecnici, ha pensato invece di creare un po' una sorta di terzo genere, quindi che contenga sia una parte più strettamente tecnico-normativa ma anche una parte proprio quasi discorsiva. E questo ha creato sicuramente un disagio di lettura in capo a chi deve scegliere naturalmente di darci l'ok, no? L'ok finale, e sta rallentando un po' l'entrata in vigore di queste linee guida. Io penso che comunque un lavoro buono si sta facendo, aspettiamo il risultato finale. Noi come ANORC e di Groove anche ha dato il suo contributo con degli appunti coerenti, proprio perché si facesse meglio. Speriamo che tutti quegli appunti siano presi in considerazione, in modo che le linee guida siano un ulteriore tassello verso questa strada, verso la digitalizzazione in cui tutti crediamo. Mi sembra di capire dalle tue parole che la strada di digitalizzare e di accompagnare le pubbliche amministrazioni sarà ancora abbastanza lunga e purtroppo anche un po' tortuosa, e fatta anche di accadimenti che caratterizzano questo ultimo periodo. Io ringrazio i diversi interlocutori che hanno partecipato a questo piccolo dibattito. Credo che sia stato un modo per mettere in luce diversi aspetti del tema della digitalizzazione e, diciamo, nel sottofondo abbiamo parlato della soluzione DOCSIT PA in riuso, ma come abbiamo appunto condiviso, gli aspetti organizzativi e, diciamo, di gestione all'interno delle aziende e anche delle loro complessità, dei temi di digitalizzazione, conservazione, formazione dei documenti digitali, è ancora un ambito che vede una grossa rilevanza dal punto di vista della governance e della compliance. La tecnologia è forse un elemento a supporto, ma non è il focus principale, diciamo, non è la soluzione che porta a digitalizzare, ma è, diciamo, lo sforzo dell'intera organizzazione.
Io vi ringrazio e lasciamo i nostri contatti e arrivederci. Grazie mille, dottor Piccoli, grazie mille a tutti i relatori.